Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei di cose che mi sono fra l'altro state già chieste, e cioè di parlare della possessione e dell'esorcismo. La possessione cosiddetta diabolica, da diabolus, e la possessione del diavolo. Voi sapete che quando si instaurò nel mondo romano la religione cattolica, che era di origine ebraica, successe un casino perché le persone non capivano assolutamente il senso di quello che veniva detto, e cioè che Cristo era il figlio di Dio e il Dio era quello ebraico. E naturalmente la gente si chiedeva: ma è il figlio di Dio, quindi non è Dio? Allora non è la stessa cosa di Dio. Al che la Chiesa tirò fuori la Santissima Trinità, no? E disse: no, è la stessa persona, c'ha tre aspetti, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Al che quelli gli risposero: ma la madre dove sta? Perché per un figlio ci si aspettava, come anche logico, un padre, una madre e quindi il figlio. E poi c'era il fatto che ci furono grandi conflitti sullo stabilire se la sostanza del Cristo era uguale a quella del padre, oppure proveniva dal padre e quindi era inferiore, e quella dello Spirito Santo. Nacquero una montagna di eresie che durarono per secoli e secoli, con un sacco di condanne. Poi alla fine la Chiesa mise l'Inquisizione, per cui li mettevano a rogo e lì finirono alla fine. Poi e venne, grazie a Dio, l'Illuminismo, che naturalmente poi sfociò nell'esagerazione contraria, come al solito. Però finì almeno la Santa Inquisizione, santa. E questo per dire che non si capiva bene nelle eresie anche non solo il rapporto della Santissima Trinità, ma anche quello fra Dio e il diavolo. Il diavolo era l'angelo caduto che si era ribellato a Dio. Ora, questi esseri che venivano creati da Dio e poi si ribellavano, tipo gli uomini, no? Che mangiano il frutto proibito, l'angelo che... Come aveva fatto sto Dio? Non si capiva bene, no? Cos'era questo libero arbitrio? Era la facoltà di scegliere, scegliere di vedere e di non vedere? Cioè, non si capiva bene neanche questo. E anche questo fu oggetto di eresie, naturalmente, perché già lo gnosticismo diceva che esisteva, fra cui il manicheismo, insomma, che deriva dallo gnosticismo, eccetera, è una forma di gnosticismo, quale diceva: no, esistono due divinità, una del bene e una del male. E che si combattono fra di loro. No? Una per instaurare bene, una per distruggere, eccetera. Ed è contraria agli uomini, a Dio e agli uomini. E questo principio poteva comportare anche una possessione diabolica, cioè che la parte negativa, cioè quella del diavolo, diciamo, che diventava in questo caso una divinità, poteva anche possedere degli esseri umani. Spieghiamo meglio. Allora, secondo alcuni, Dio e il diavolo erano due divinità. La cosa è molto più complessa. Secondo alcuni, il Dio dell'Antico Testamento era cattivo, tanto buono non era, mentre Gesù Cristo era la parte buona, eccetera, eccetera. Però, a parte questo, distinguevano due divinità, una del bene e una del male.
Ed erano in lotta ed erano più o meno equivalenti, insomma, no? Anche se alla fine dei tempi avrebbe vinto quella buona, eccetera, eccetera, perché così facevano il lieto fine. E questo essere malvagio, quindi che era un po' tipo l'astrale negativo, ma insomma il diavolo chiamato così, poteva servirsi degli uomini, poteva entrare nella mente degli uomini o nell'anima degli uomini, come volete. Allora, a parte che questo scatenò un'ulteriore eresia, a parte che tanto perché la Chiesa è buona, il manicheismo fu debellato e Mani, che è il suo creatore, venne scorticato vivo, tanto per far vedere che Dio era buono e quindi che pure la Chiesa era buona. Comunque la possessione diabolica viene citata molto spesso, perfino in psicologia è stata riscontrata. Cosa c'è di vero? La maggior parte di queste cose sono delle grandi mistificazioni, cioè ci sono delle realtà sotto, ma non sono quelle descritte. Io ricordo una volta stavo a scuola all'università di psicologia e c'era un professore che ci portava negli ospedali per farci parlare con i dementi, insomma con gli schizofrenici, diciamo, no? I psicotici. E a un certo punto ricordo che c'era un tizio con i capelli lunghi, un bel ragazzo, insomma, no? E lui gli disse: "Come stai? Hai dormito?" eccetera. Poi a un certo punto questo cominciò a contarci e disse: "Siete 12." Al che lui lo salutò e se ne andò e noi gli chiedemmo: "Perché ce ne siamo andati così repentinamente?" E lui rispose: "Perché lui ci conta, noi eravamo 12, quindi lui era Cristo, vedete, con i capelli lunghi, eccetera, la faccia da Cristo ce l'aveva un pochino, no? Lui sicuramente pensa di essere Cristo. Noi siamo 12. In mezzo a noi c'è Giuda." E lì cominciavano i casini. E penso che avesse ragione. Era uno che si sentiva la reincarnazione di Gesù Cristo, probabilmente, o di essere direttamente Gesù Cristo. Io ho conosciuto uno che pensava di essere la reincarnazione di Gesù Cristo e profetizzava e ci azzeccava nel capire le cose degli altri, scusate. Meglio l'acqua che le mentine. Allora, quindi le psicosi, no? I deliri sono all'ordine del giorno, ce ne sono sempre, ci sono sempre stati dappertutto, fin dal tempo degli antichi sciamani, i quali dicevano: "Quello è posseduto, adesso gli faccio un'operazione io e lo spossesso, no? Gli tolgo gli spiriti maligni." E in genere ci riuscivano. Come facevano? Cioè, ma da tutte le parti del mondo ci sono stati una specie di esorcismi. Perché funzionavano, se funzionavano? E in genere funzionavano. Ma perché c'era uno shock. Io ricordo una volta una ragazza schizofrenica che disse: "Io devo essere esorcizzata perché il demonio mi attacca, per favore chiama il Papa, perché occorre il Papa perché faccia l'esorcismo." Lei voleva essere al centro dell'attenzione, perché insomma il Papa che fa da esorcista. E quindi c'è anche spesso una forma di isteria dentro questo, oggi la chiameremo una forma di narcisismo. E
oppure c'è un travisamento, ovviamente, no? Io ricordo una ragazza che faceva molti capricci, stava molto male in famiglia dove le avevano fatto di tutto e di più, e i genitori la portarono dal prete perché pensavano che fosse posseduta. E il prete disse: se è posseduta, sputerà sangue quando le farò l'esorcismo. Fece l'esorcismo e lei sputò sangue. Poi cominciava a stare molto male con la gola. Allora la portarono dal medico, il quale disse che qualcuno le aveva strizzato letteralmente le tonsille fino a farle sanguinare. È chiaro che il prete ci aveva giocato un pochino con questa cosa. Non fidiamoci di quello che ci dicono. In genere dobbiamo fidarci di una certa logica. Non può essere contraria a una normale logica, un normale buonsenso ci deve essere sempre in tutte le cose. Quindi perché uno che è stato liberato dal demone dovrebbe sputare sangue? Ma che ragione c'è? Ok. E la maggior parte delle questioni di possessione, la stragrande maggioranza delle possessioni sono delle malattie, sono dei deliri che andrebbero curati con le medicine, anzitutto, benedetti psicofarmaci. Questo lo dico per gli psicologi che spesso si oppongono a questa cosa, è incredibile, invece servono e come. E poi con la psicoterapia, perché ci vogliono entrambi, cioè capire da cosa deriva. Però senza le medicine non si riesce neanche a parlare, non ci si riesce neanche a far ragionare l'altro, quindi benedetti ambedue. La possessione, io l'ho vista un paio di volte, la possessione vera. E ricordo che una volta io stavo stavo terminando la mia opera al nero e sono stata attaccata dall'astrale nero. Ora questo sembrerà una cosa assurda per molti, per cui sono liberi di non crederci. Io racconto solo ciò che ho esperito. E a un certo punto scesi da casa di una mia amica che ero andata a trovare, presi la macchina per andare allo studio e mentre stavo per salire in macchina vedo una ragazza di spalle, giovane direi perché la vedevo un po' da dietro di tre quarti. Me la ricordo, era bellina con i capelli biondi e dietro aveva le braccia le aveva all'indietro e le mani che quasi si toccavano dietro e queste braccia si muovevano come serpenti. Naturalmente capii di essere sotto attacco dell'astrale, no? E mi guardai intorno per dire: ma gli altri la vedono? Vedono qualcosa di strano in questo? Passò di lì un ragazzino che la guardò e fece come per dire: questa è matta. Quindi qualcosa dei gesti strani evidentemente li faceva, certo non esasperati come li vedevo io, perché io vedevo le braccia che si muovevano come serpenti. E lei emanava un fiato, no? Che si poteva vedere come quando fa freddo, no? E uno emette fiato e si vede il vapore. Quella ragazza, io notai, aveva delle gengive bianchissime. Le rividi dopo un certo tempo e domandai, stavo appunto con la mia amica perché era sotto casa sua praticamente, io le domandai se la conoscesse e lei mi disse: sì, è una povera ragazza che si droga. Ecco, evidentemente era sotto droga. Perché l'unico modo di essere posseduti, e guardate che è molto difficile, è che noi siamo privi o quasi di coscienza. Quindi dobbiamo essere impazziti, dobbiamo essere alcolizzati, dobbiamo esserci drogati, cioè essere fuori coscienza.
Le altre non sono possessioni, sono sofferenze mentali che gli altri non capiscono. E spesso sono parti nostre che non possono manifestarsi perché noi glielo vietiamo, spiego meglio. Ricordo una ragazza, ma non fu l'unica, che mi disse che quando lei era in chiesa il diavolo le parlava, eccetera, eccetera, e la istigava naturalmente a uscire dalla chiesa oppure ad avere rapporti con un ragazzo. Questa era un'altra la istigava ad avere rapporti con un ragazzo. E piano piano io le feci capire a una che lei si annoiava terribilmente a stare in chiesa, che avrebbe voluto uscire, andare a spasso e fare altre cose. E all'altra che lei desiderava quel ragazzo e avrebbe voluto avere una relazione con lui. Però era il diavolo che glielo suggeriva, perché nella sua cultura il diavolo era quello che ispirava il male agli uomini. Ora, voler uscire dalla chiesa non era un qualcosa di male, perché non faceva male a nessuno. Si era rotta le scatole di stare lì e voleva uscire, la capisco bene. Ricordo io bambina, venivo trascinata nelle chiese, mi annoiavo da morire. Ricordo che in estate mi sentivo pure male, insomma, no? Col caldo, stare lì ferma, immobile, la bambina. Però non potevano ammettere che fosse una parte loro perché era una parte contraria alla morale che gli avevano insegnato, no? Quindi spesso i demoni sognati sono parti nostre. In genere i demoni sognati sono parti nostre che noi non ammettiamo. E quindi la possessione diabolica è estremamente rara. Non solo, ma per quanto io nell'immagine vedessi quella ragazza, non solo lei ho visto anche un altro personaggio, tra l'altro anche famoso, che quindi non nomino. E quella ragazza avesse dei movimenti assurdi delle braccia, no? Che erano snodate come serpenti. È chiaro che che le sue braccia non erano così, che quelle le vedevo io così, ma era anche chiaro che lei avesse un comportamento simile a questo, no? Che in qualche modo muoveva queste braccia e emanava questo fiato, queste cose c'erano perché il ragazzino lo notò. C'è stata un'esagerazione di questo, no? Dovuta all'attacco dell'astrale che mi deformava le cose. Io però ero consapevole di essere sotto attacco, per cui non prendevo mai le cose alla lettera. Pensavo che la mia mente stesse esagerando la visione delle cose. E così era, però c'era del vero. Oh, ora, però la Chiesa, come in altre religioni o come tra gli sciamani, eccetera, facevano dei riti per scacciare questi famosi demoni, questa possessione, eccetera. Che succede? Che succedeva e che succede? Perché ci sono ancora oggi. Che siccome il soggetto crede a quel tipo di religione, crede a quel tipo di esistenza diabolica, eccetera, eccetera, quando una persona vestita in un certo modo, no, perché anche gli sciamani erano vestiti in un certo modo, gli fa l'esorcismo, per loro è uno shock, per loro è un'autorità all'altro. Perché se fosse una persona qualsiasi, che si presenta come persona qualsiasi, può avere tutti i poteri del mondo, che non avrebbe effetto. Ma la persona ha un effetto di shock, no? Ecco, è la religione, è qualcosa, è una figura più grande di me che mi obbliga di far uscire i demoni, cioè la mia parte cattiva dal mio corpo. In genere succede. La persona si quieta, pensa che la sua parte malvagia è stata cacciata. Quindi ha acquietato le sue istanze di aggressività.
Tanto è vero che in genere, quando parlano gli esorcisti della religione cattolica, dicono che molti esorcismi devono essere ripetuti tante volte. Perché? Perché è uno shock mentale e quindi si ripresenta. Non è stato tolto realmente, perché non c'è una realtà di questo genere dietro. Quindi quello che dovrebbero fare le persone possedute è prendersi delle buone medicine e andare in analisi. Vabbè. Perché ancora oggi, in questo mondo moderno, no, dove la scienza ha sfatato tanti miti, ancora si crede a questo? Perché la gente vuole credere. E quello che le viene raccontato è vero. Se noi nasciamo in un paese cattolico, noi diventiamo cattolici. Non diventiamo musulmani, ebrei, induisti, eccetera. Perché? Perché quello ci è stato detto. In quella religione siamo stati allevati. Perché noi crediamo a quello che i genitori e l'ambiente ci dice. Il che vuol dire che il nostro centro, cioè la nostra capacità critica, non è dentro di noi, ma è all'esterno. Noi crediamo agli altri, non crediamo a noi. Cioè non ci basiamo sul nostro senso critico. E questa è la causa di tutte le sofferenze mentali. E perché succede questo? Perché noi ci fidiamo dei nostri genitori. Il bambino pensa che il genitore è come un dio e che non sbaglia mai. Per cui se fa qualcosa di sbagliato, non è il genitore che ha sbagliato, ma è il bambino che ha sbagliato. È un classico nelle situazioni di pedofilia, dove i bambini abusati pensano che se sono stati abusati la colpa è loro, c'è in loro qualcosa che non va, altrimenti il padre o la madre non l'avrebbero fatto. Per cui si prendono le colpe spesso di questo abuso, si sentono giudicati, si sentono in colpa, sono pieni di sensi di colpa. Allora, dobbiamo tornare a un po' all'illuminismo, cioè al senso della ragione. Il possesso dell'anima di una persona presuppone che quell'anima in quel momento non abbia una mente che la controlla, non solo, ma che non sia un'anima risolta, perché altrimenti non potrebbe entrarci. Tanto è vero che oggi le possessioni sono molto rare. Una volta ce n'erano tante, no? Gesù Cristo caccia i demoni, ma i Messia lo facevano. Ricordate che al tempo di Cristo il mondo era pieno, almeno il clima ebraico, l'ambiente ebraico era pieno di Messia. Guardate che ce ne sono ancora oggi, che dicono di essere i mandati dal Signore. L'unica cosa è che Cristo disse di essere il figlio di Dio. Maometto diceva di essere il profeta, non il figlio di Allah. Cristo invece diceva di essere il figlio di Dio, non il profeta, no? Il Messia era mandato, però lui era figlio. Era stato mandato in qualità di figlio. Poi la Chiesa Cattolica ha detto: sì, è figlio, però è pure la stessa cosa. Cioè, ma come si spiega? E non si spiega, è un mistero. Non lo puoi capire, non ti fa domande, non c'è bisogno di capire, basta che sei obbediente. Quindi le possessioni diaboliche
sono di una rarità eccezionale. Diciamo che il 99,9% sono deliri, che dovrebbero essere curati come tali. E che vengono spacciati per esorcismi, scusate, per possessioni diaboliche e quindi necessitative di esorcismo, perché la Chiesa Cattolica vuole avere un ruolo anche in questo. Infatti ci sono dei preti che fanno dei percorsi speciali per diventare esorcisti. Ricordo una volta un prete che mi disse: io ho visto tali cose che mi sono spaventato, per cui non ho voluto diventare esorcista perché ci vuole stomaco per farlo, cose che non avrei mai creduto. Eppure per curare i psicotici ci vuole lo stesso coraggio. Una volta, sempre all'università, questo bravo professore, devo dire, disse in classe: chi sono i folli, gli psicotici, insomma. Sono le persone che noi non riusciamo a capire. Bellissima definizione. Bellissima definizione perché c'è sempre un tipo di logica in queste persone, che non è la nostra, ma una logica ce l'hanno. Se la capiamo, li capiamo, ma in genere non li capiamo e nemmeno vogliamo capirli perché dobbiamo tenere in auge la nostra logica, per cui i folli ci fanno paura. Nonostante sia molto difficile che i folli commettano degli atti violenti, spesso quelli che commettono atti violenti sono persone normalissime, no? Infatti poi interpellati i vicini: no, erano persone così brave, così gentile, no? Giusto ieri mi raccontava una persona, era stata uccisa una donna dal suo compagno, suo marito, non so, compagno, è stato un caso eclatante a Roma, e lui aveva delle... era una persona colta che aveva un'attività piuttosto importante e quindi ben remunerata, sembrava una persona normalissima, e aveva ammazzato a sangue freddo la sua compagna, no? Rientrando in quel famoso femminicidio, perché la sua compagna, sua moglie, voleva abbandonarlo, insomma, almeno così si dice. Ok. I delitti in genere, parlo dell'omicidio, insomma, di cose, di violenze, non vengono commessi dai folli, vengono commessi dai sani, dai cosiddetti sani. Lo stupro verso le donne non viene commesso dai folli normalmente, ma dai sani. E così gli omicidi, eccetera, eccetera, no? Basta vedere nell'esercito. Quando c'è una guerra, le crudeltà, le cattiverie di persone cosiddette sane. Per noi sane sono quelle adattate all'ambiente, anche quando l'ambiente è insano, però. Quindi noi abbiamo paura dei folli perché abbiamo paura che la nostra logica non sia unica, che non venga seguita da tutti, perché abbiamo un tale castello di carte che se ne sfili una cascano tutte, e allora la nostra logica cade e allora la nostra mente condizionata perde i condizionamenti e si ha un fenomeno di morte, di sensazione di morte ovviamente, non fisica, non c'è niente di fisico in questo, è solo sensazioni. E dopo questa sensazione di morte, che dura un pochino, c'è la rinascita, no? Perché le forze non le attingiamo più dalla mente, ma dall'istinto, che ci suggerisce molto bene. Il maschile si trasforma, muore e risorge, ovvero, ed è un maschile che nasce dalla mente degli altri,
muore, rinasce dall'istinto. Quindi riesce a capire tutte le cose inventate dagli altri, perché le religioni sono inventate dagli uomini. Naturalmente la gente dice va bene, se sono inventate dagli uomini, ok, però in fondo sono aspetti elaborati di una religione unica, perché un Dio esiste, e chi l'ha detto? Se dovessimo adorare qualcuno, dovremmo adorare la natura, che è la madre di tutto. Infatti la dea madre era la natura. Però perché adorarla? Si può ammirare, possiamo essere pieni di anche di amore, no? Nei suoi confronti, di ammirazione per la meraviglia della natura, no? Che fa mille cose, produce in tutti i modi, ha degli aspetti diversissimi, infiniti, belli. La natura è bellissima da vedere. Ok, perché dobbiamo adorarla? Perché speriamo che se noi ci raccomandiamo, lei ci risparmia. La natura era trina, nascita, crescita, morte. È anche colei che dà la morte. È vero che abbiamo accanto all'astrale negativo abbiamo un astrale positivo che cerca di aiutarci in qualche modo. Non c'è bisogno di scomodare la natura. Quella si fa gli affari suoi. Lei pensa alle razze, non pensa agli individui. Cerca di salvare le razze e non sempre ci riesce. E quando vede che non lo può fare, lascia perdere. E le razze si distruggono ogni anno. Non dobbiamo adorare nessuno, non ci dobbiamo inginocchiare a nessuno. Perché ci comportiamo da schiavi? Ci dichiariamo figli di Dio e ci comportiamo da schiavi. Diciamo che Dio è padre e si comporta da schiavista. Commette delitti, ci ammazza, ci punisce continuamente, ci mette al rogo, ci mette all'inferno, al purgatorio, ci fa bruciare vivi. Ma stia, scherziamo. Un essere del genere sarebbe da mettere all'inferno. Noi abbiamo qualcuno che cerca di proteggerci, che non sempre ci riesce, ma cerca di fare qualcosa per noi. E possiamo rivolgerci una richiesta, ma non come schiavi. Possiamo anche prenderli in giro. Vi garantisco che non si risentono, perché hanno uno spirito abbastanza ironico, spesso più di noi. Quindi non ci dobbiamo né inginocchiare né pregare, perché facciamo del male alla nostra identità. Gli antichi romani non si inginocchiavano. Non si inchinavano, non si prostravano. Noi abbiamo imparato a fare tutto questo perché la religione ci ha resi schiavi, non ci ha resi consapevoli. E l'unica libertà dalla schiavitù è la comprensione, il capire, il riconoscere, la consapevolezza. L'unica cosa che ci libera e che ci libera dal male non è fare i buoni, è essere consapevoli. Ci aiuta ad evitare il male su di noi e a non farlo agli altri, senza doversi imporre delle regole, perché è conoscenza, perché chi conosce il male non lo fa. Un saluto a tutti.